Il gol del primo tempo, il gol del vantaggio di Montolivo, tra l'altro coincidenza, segnano i due, come dire, trequartisti di questa nazionale, o quello che coloro che si stanno alternando in quel ruolo, prima Montolivo e poi Aquiliani. Qui abbiamo visto il rigore realizzato da Xavi Alonso, un fallo dubbio, qui vediamo l'uscita dal campo di Cassano, il miglior Cassano sì. della gestione Prandelli, lo ha detto anche Cesare assolutamente, non l'ho mai visto io giocare con questa intensità, con questa determinazione, ha fatto solo un grande errore. Qui nel secondo tempo, quando ha cercato, gli è rimasto aveva due idee in testa, non le ha completate nessuna. Voleva prima tirare, poi servire, poi passa, ha perso quell'attimo. Hai ragione, la miglior prestazione di Cassani. Responsabilizzato dal fatto di giocare a casa sua, responsabilizzato dalla fascia forse, e magari avremo modo di sentirlo Cassano. Forse questo regalo, questo omaggio della squadra che gli ha voluto consegnare la fascia di capitano in questa occasione lo ha esaltato, lo ha motivato, ha detto beh, gli devo regalare la mia prestazione migliore, e così è stato. Eccoci invece al gol di Alberto Aquiliani, entrato nella ripresa, è decisiva la deviazione, però il fatto che l'azione si sia svolta in maniera perfetta, palla dal fondo, appoggio dell'attaccante alle spalle e gol di Aquiliani, azione da scuola calcio questa, Beppe. Azione da Spagna, da Spagna, esatto. Montolivo e Marchisio e lo stesso Aquiliani sono giocatori che possono giocare tranquillamente nella squadra spagnola. Tranquillamente, no, beh, io me li tengo io, e qui vediamo il grandissimo, con noi, però. Qui il grandissimo numero di Mario Balotelli, che avrebbe avuto miglior fortuna, il fischio finale dell'arbitro, Italia batte